Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Io ho avuto l'onore di assistere al dibattito di formazione del provvedimento in seno alla Commissione Giustizia. Colleghi della Commissione di maggioranza e opposizione, avvocati, ex magistrati, durante le audizioni abbiamo ascoltato illustri giuristi della magistratura, mondo dell'avvocatura, docenti universitari di varie università italiane. Ho sentito delle disamine, delle analisi giuridicamente ineccepibili, puntuali, perfino troppo minuziose alle volte, perché fanno dimenticare lo scopo dell'azione politica che portiamo avanti, quello che ci accingiamo a riformare, il contesto della nostra azione politica e in particolare cosa dunque è questa legittima difesa che andiamo a cambiare oggi. Noi oggi ci occupiamo della legittima difesa abitativa, cioè della autotutela di chi nella propria abitazione, nella propria dimora, si vede minacciato, minacciata la propria incolumità, l'incolumità dei propri cari, di quel poco o quel tanto che possiede. Di questo abbiamo una traccia non solo e non tanto negli ordinamenti contemporanei di quasi tutte le democrazie del pianeta. È addirittura un portato dei testi più antichi della cultura occidentale, Presidente. L'Esodo, libro della Bibbia, capitolo 22, dal versetto 1 e seguenti, parla della difesa e della liceità dell'offendere il ladro che si appresta a far breccia nella nostra proprietà, nel muro della nostra proprietà. La dottrina della Chiesa Cattolica, tornando se preferite il Nuovo Testamento, laddove parla del quinto comandamento, che è appunto l'omicidio, prevede la legittima difesa, che non è solo diritto, contrariamente a quanto ho sentito dire qui in quest'Aula, ma è addirittura dovere, laddove si realizza per difendere l'innocente. Ma questa è la cultura occidentale che ha varie interpretazioni. Perché una visione laica, invece, del mondo, il diritto alla vita è il supremo diritto per un essere umano. Di conseguenza l'autotutela non è altro che un corollario. Come posso sostenere il diritto alla vita se non supporto il diritto all'autodifesa? E questa è una considerazione che vale per tutti noi, che siamo interpreti comunque con varie sfumature e declinazioni, senza distinzione di maggioranza e opposizione, della cultura occidentale, cui, piaccia o non piaccia, apparteniamo. Ma dunque, riformare l'istituto della legittima difesa perché? Mi vengono in mente le parole di un audito, un magistrato, il dottor Carlo Nordio, che ci fa presente qual è l'atmosfera, la temperie politica e culturale nella quale è nato il codice penale, e con particolare riferimento ovviamente alla legittima difesa, il fascismo. Durante il fascismo il cittadino suddito, il fascismo aveva anche la monarchia tra l'altro, il cittadino suddito delega tutto se stesso, tutti i propri diritti allo Stato, che ne è moralista, è stato moralista prima che legislatore. E questo crea una legittima difesa come eventualità sgradevole da limitare, tant'è vero che il nostro codice attualmente funziona come limitazione dell'esercizio della legittima difesa, che nonostante i millenni ci insegnino a essere diritto e corollario del diritto alla vita, per noi è una scriminante, una causa di giustificazione, e lasciamo perdere tecnicismi giuridici che vogliono solo dire che siamo limitati nel poter respirare, o almeno questa è la mia modesta opinione. Preferisco l'ottica in questo caso liberale. L'individuo è al centro, c'è un contratto sociale che lega l'individuo allo Stato, con alcune funzioni ben precise delegate allo Stato, tra le quali la difesa e la sicurezza. Ma laddove lo Stato fallisca, a meno che qualcuno non mi dica che abbiamo le risorse in bilancio per mettere un agente DPS a ogni casa, laddove lo Stato fallisca è possibile per l'individuo, e anzi lecito per l'individuo e naturale per l'individuo, provvedere alla propria difesa, alla difesa dei propri cari e anche sì alla difesa dei propri beni. Perché l'individuo non si realizza semplicemente nel sopravvivere, ma nel vivere. Di conseguenza, gentili colleghi, io non vorrei mai che la vittima di un crimine diventasse anche vittima dello Stato.
È stato ben evidenziato dall'intervento del senatore La Russa, che ringrazio, anche se non è più presente, il fatto che la vittima diventa vittima due volte. Si dimentica le volte che io a casa mia non ho compiuto nessuna attività e nessuna omissione per la quale mi sia meritato l'invasione e l'aggressione. Se poi qualcuno ritiene di poter fare valutazioni di proporzionalità e attualità del pericolo nottetempo di fronte a un aggressore sconosciuto, beh, fatemelo conoscere, forse mi insegna qualcosa. Comunque ricordiamo che la riforma dell'istituto della legittima difesa è necessaria non solo perché programma della Lega, non solo perché nel contratto di governo, ma soprattutto perché è una richiesta dei nostri cittadini. È bene ricordare infatti che noi tutti siamo qui per un motivo: tutelare e rappresentare i nostri cittadini, col cui mandato esercitiamo e siamo onorati di esercitare la funzione di parlamentari e senatori della Repubblica. Il cittadino onesto rimane al centro dell'azione politica della Lega di questa maggioranza. Lo abbiamo dimostrato in questa mattinata con il voto sullo scambio politico mafioso e lo dimostreremo di nuovo col voto sulla legittima difesa. Il cittadino onesto al centro, sempre. Il delinquente, signori miei, ha già scelto la via della violenza sulle persone e sulle cose, ma non può e non deve assolutamente essere tutelato, nemmeno in via indiretta dallo Stato. Perché la naturale reazione difensiva di chi protegge se stesso nell'intimità della propria dimora è avvenuta per un fallimento dello Stato. E lo Stato fallisce due volte e diventa criminale nel momento in cui persegue chi in casa propria si difende. E al Presidente Grasso, cui umilmente mi rivolgo, non sono stato ex magistrato, non sono un avvocato, sono un cittadino. Presidente, io onestamente in casa mia mi difendo se dovesse succedere e difendo anche la mia proprietà. Con cosa? Con la massima letalità possibile, perché dall'altra parte, e questo a prescindere dalla riforma della legittima difesa, perché dall'altra parte non so chi vi sia. Mi scuso se ho rivolto personalmente, Presidente, forse non ho nemmeno l'autorevolezza, ma mi permetto di farlo come semplice collega. Ringrazio la Presidente e ringrazio i colleghi. Vi invito a votare a favore di questa riforma. Come dicono gli amici di Fratelli d'Italia, forse non è ancora quella definitiva, ma è un notevole passo avanti. Grazie a tutti. Grazie, senatore Candini.